Anche la Trudy Limited Edition di Chiara Ferragni è oggetto di attenzione nelle indagini seguendo il Pandoro Balocco e l'Uovo di Pasqua. Questa bambola, che misura 34 cm in altezza, attualmente disponibile al prezzo ridotto da 34,99 euro a 24,99 euro. Originariamente presentata per la vendita sul mercato e sui canali social della famosa influencer, la sua presenza nelle indagini aggiunge ulteriore interesse al contesto. L'associazione Stomp Out Bullying è impegnata nella lotta dell'omofobia e della discriminazione. Secondo quanto riportato dalla Verità, gli investigatori stanno esaminando anche la modalità di distribuzione della bambola, così come i relativi guadagni. Lunedì il procuratore aggiunto Eugenio Fusco potrebbe iscrivere nell'elenco degli indagati l'influencer stessa e coloro che hanno lavorato agli altri due progetti. È noto che la Guardia di Finanza ha acquisito tutta la documentazione dell'antitrust riguardo al Pandoro, mentre il caso dell'uovo di Pasqua è ancora oggetto di indagine. Ogni volta che la parola beneficenza è utilizzata per la promozione di prodotti o per la valorizzazione dell'immagine pubblica, sembra diventare essenziale verificare che ciò sia avvenuto correttamente. Secondo quanto riportato, non è esente da tale esame nemmeno il cachet di Sanremo dell'anno scorso, quando Chiara Ferragni ha deciso di devolvere la somma di 100.000 euro alla D.Re, Donne in Rete contro la Violenza.